Alberi di Vigatto, 9 maggio 2023. La cucina parmigiana cambia. Perdita di tradizioni, identità e saperi. Alla trattoria di Alberi di Vigatto, il professor Giovanni Ballarini, antropologo e presidente onorario dell'Accademia Italiana della Cucina, in occasione del convivio della confraternita della Picae di Parma, ha approfondito il tema della perdita delle tradizioni, identità e saperi con il cambio generazionale. Sentiamolo. A Parma, come in Italia, stiamo perdendo le tradizioni in un cambio generazionale veramente traumatizzante. E quindi, perdendo le tradizioni, perdiamo anche la nostra identità e il nostro sapere. È importante quindi questa fraternita che mira a mantenere il sapere e il sapore di un piatto quale è quello della picaia. Un piatto povero, reso ricco dalla sapienza delle nostre donne. Dico povero perché è costituito da punta di petto, che è la parte poco preziosa dell'animale, con un ripieno e cotto due volte perché la carne molte volte era dura. Dovremmo fare anche altre iniziative del genere, perché altrimenti Parma, che pure è importante per certi suoi prodotti, nella sua cucina sta vedendo un certo, diciamo così, non dico degrado, ma una certa mancanza, perché voler mangiare parmigiano a Parma è sempre più difficile. Io penso che i ristoranti che hanno il carrello dei bolliti siano due o tre, non di più. E per il resto sono sempre i soliti prodotti normali, degli anolini, delle tortelle d'erbetta, ma piatti diciamo altri, diversi, importanti. Fra l'altro la rosa di Parma non è facile trovarla. Non dico poi il fatto che la bomba di riso è difficilissimo trovarla. Quindi è la cucina parmigiana un bene da salvare. Oggi si possono fare delle ottime picaie, però bisogna saper scegliere soprattutto la carne. E in particolare bisogna avere anche l'avvertenza di mettere parecchio ripieno e poca carne, che la carne come un tempo era solamente l'involucro perché era la parte più preziosa e anche oggi si può risparmiare. Per cui possiamo avere delle ottime picaie con molto ripieno. Per questo però io consiglierei di avere l'avvertenza di usare non il pane grattugiato bianco, ma cercare un pane fatto con grani antichi e soprattutto con dei grani fatti con il lievito madre. Beh, quella di stasera io l'ho trovata un po' dura, si vede che non l'avevano cotta abbastanza. Difatti, parlando con il gestore, ci ha spiegato bene che ne ha fatte quattro e che uno lui stesso sapeva che era un po' duro. Capitato a me. Francesca Leoni, TG Parmense.